Per carenza di direttori di gara, nella quarta giornata tocca al girone A di promozione anticipare le gare al sabato pomeriggio. Al Pigliacelli il Montorio vuole reagire e tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi in rimonta, con San Gregorio e Fucense Trasacco. Dall'altra parte il Cerano cerca continuità, dopo i 4 punti in 3 partite, importanti per classifica e morale. Mister Angelone all'inizio deve fare a meno di Ridolfi e Maisto. Mister Celli cambia una sola pedina rispetto alla gara contro l'Alba Montaurei, D'Alessio al posto di Mancini. Nel primo tempo le due squadre faticano a rendersi davvero pericolose fino al 45esimo, ma proseguiamo per ordine. Al 17esimo Manuel Di Sante manda altissimo un tiro da fuori area. Sempre il numero 10, poco dopo la mezz'ora raccoglie un lancio di Fidanza, ma da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta. Al 45esimo arriva il gol del vantaggio giallo-nero. Di Silvestri direttamente da fallo laterale pesca Mosca in area, che di testa batte Santoro. Si va a riposo sull'1-0. Il secondo tempo è più divertente del primo. Dopo 3 minuti Del Vecchio prova a beffare Bruno direttamente da calcio d'angolo. All'11esimo il signor Di Rocco di Pescara concede il penalty ai padroni di casa per un fallo di mano di Villa. Manuel Di Sante si presenta dal dischetto, Santoro intuisce, ma la palla finisce in fondo al sacco. 2-0. Minuto 22. Scambio di Sante Puglia. Il numero 9 calcia, Santoro effettua una grande parata in tuffo. Di Renzo libera l'area mandando in corner. 8 minuti dopo Di Sante sfiora il tris con un diagonale che fa la barba al palo. Al 34esimo Scatena prova direttamente da calcio di punizione. La conclusione termina di poco a lato. Termina 2-0. 3 punti d'oro per il Montorio che aggancia la Fucense Trasacco al secondo posto. Per il Celano invece una sconfitta da archiviare subito. Domenica all'Antistadio Paris arrivano i nerostellati. Abbiamo dato continuità alla partita di domenica scorsa dove abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo raccolto quanto meritavamo nell'arco dei 90 minuti. Oggi invece la prestazione c'è stata, il risultato è venuto, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo prima possibile di recuperare anche le persone fuori, soprattutto nel reparto avanzato, Ridolfi e Maisto che ci mancano 2 partite e il loro peso lì davanti, l'assenza si fa sentire. Ma abbiamo fatto secondo me una buona partita, ci è mancata un po' di attenzione su alcune situazioni perché abbiamo preso il primo gol nel recupero del primo tempo direttamente da fallo laterale. Cosa che insomma capita abbastanza raramente, lì con un po' di attenzione saremmo andati a riposo sul pari e sicuramente ci avrebbe dato qualche chance in più di portare via un risultato. Comunque il Montorio ha dimostrato di essere una squadra forte, mandata in vantaggio poi ha vinto meritatamente.